Effetto Napolitano Bis a Piazza Affari. La borsa di Milano inizia la settimana col piede giusto, trascinata dalle banche e dagli altri titoli del comparto finanziario, dopo il lungo weekend che ha portato alla rielezione di Giorgio Napolitano al Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha accettato la ricandidatura dopo il venerdì drammatico terminato con le dimissioni di buona parte del gruppo dirigente del Partito Democratico. Gli investitori ora scommettono sulla rapida formazione del nuovo governo che manca al Paese da circa 2 mesi. Il riflesso più evidente si nota sul mercato secondario, dove lo spread BTP Bund è sceso sotto quota 285 punti base e il rendimento del bond decennale italiano è ai minimi da fine gennaio. Minimi storici invece per il rendimento del titolo di Stato 2 anni. Ora l'attesa è per il discorso che Napolitano terrà oggi davanti alle Camere. Alle 17 è infatti previsto il suo giuramento a Montecitorio. Qui il nuovo capo dello Stato indicherà i termini entro i quali ha accettato di assumere ancora l'incarico di presidente. Intanto è partita la raffica di indiscrezioni sul nuovo governo, che Napolitano terrà battesimo entro la settimana dopo un giro di consultazioni domani. Sulla formazione le decisioni spetteranno comunque ai partiti, ma decisivo sarà il profilo del potenziale premier, che secondo alcune voci potrebbe essere Giuliano Amato.